Nella splendida cornice della sala priorale della Basilica di Sant'Antonio di Padova si è svolta la solenne cerimonia con la consegna delle lauree magistrali e il conferimento dei titoli accademici a personalità del mondo ecclesiale, istituzionale, del volontariato e medico. I titoli conferiti sono stati assegnati dai membri di SFOA. Come diciamo sempre noi, e vale per tutti, questo non è il punto di arrivo, questo è il punto di partenza. Perché adesso comincerà il vostro lavoro vero, quello reale. Noi siamo stati fieri di starvi accanto, di seguirvi. Adesso siete voi che inizierete il vostro cammino vero. Quindi migliori auguri a te e a tutti gli altri che tra poco si laureeranno qui da noi. In questa bellissima sala capitolare con gli affreschi del Tiziano, ma soprattutto all'ombra della tomba del grande taumaturgico Sant'Antonio da Padova, abbiamo consegnato lauree magistrali, abbiamo consegnato conferimenti di premi e sono entrati nuovi accademici nel nostro Senato. L'Università di SFOA continua il suo percorso di cultura e solidarietà. È un momento importante di crescita, è un momento di confronto per tutti. Queste nostre occasioni sono i punti fondamentali del volerci rincontrare, del voler arricchire uno con l'altro delle proprie esperienze, ma soprattutto di augurare a questi nuovi laureati che oggi iniziano un percorso della vita diverso, augurare loro che questa giornata così emozionante non sia il punto di arrivo, ma rappresenti davvero il punto di partenza. Il punto di partenza per poter perseguire le mete più ambite, per poter avere le gioie più belle della loro vita professionale. Ma dinanzi a questo scenario di pittura, e con la domanda che io faccio a te stasera, ma tu sei felice? Che so cosa vuol dire guardare negli occhi la bellezza del creato. Titolo del libro, Svegliati e vola. Sottotitolo, per te l'impossibile non esiste. Quando l'ho data a Papa Francesco nella sua carrozzina, mi disse, sì, professore Manina, è vero, l'impossibile non esiste. Significativo e commovente che proprio da qui, dalla Basilica di Sant'Antonio di Padova, ha detto il professore Nicola Mannino, prorettore con delega per lo sviluppo del valore della legalità, si possa lanciare un messaggio di pace e di cultura. L'Università SFOA questo lo propone in maniera trasparente, forte e significativa a tutti coloro che si avvicinano per i suoi titoli accademici, ma anche, come vedete accanto a me, l'Associazione Internazionale Ti Porto in Africa e io anche sia come prorettore ma anche come Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale sento di proporre semplicemente un iter formativo a favore dei grandi valori della vita. Abbiamo ricordato in questa sera il trentennale dell'anniversario delle stragi del 92, ma con lo stesso temperamento di Giovanni Paolo II abbiamo invitato tutti ad aprire, anzi spalancare le porte alla speranza. Cultura richiama pace, pace si chiama giustizia, giustizia richiama azzeramento di ogni forma di povertà e noi siamo convinti che quando la cultura diventa un iter che arriva nel cuore dell'uomo, i poveri hanno diritto di parola e quindi noi questa sera abbiamo dato voce a quelli che sono le solitudini, le emarginazioni degli ultimi per dire ai grandi che si è solo tali se il linguaggio parla. Il linguaggio del cuore e anche lo spirito della convivialità con chi soffre e spesso non si sente amato da nessuno. Giuseppe Giampaolo ha compiuto il suo corso di laurea in scienze aziendali e con la specializzazione in economia e tecnica della comunicazione. Ha presentato, abbiamo rivisto magnifico il suo lavoro di tesi e in evoluzione della comunicazione nel marketing e nella pubblicità attraverso l'utilizzo di logica e persuasione. Giuseppe, in virtù dei poteri conferitomi, il Senato Accademico della Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche conferisce a Giuseppe Giampaolo, dopo discussione della tesi, il diploma di laurea di Dottore Scienze Aziendali con specializzazione in economia e tecnica della comunicazione, con tutti i diritti, i privilegi e oneri appartenenti. Auguri, dottore. Un
posto incantevole, quello scelto da ESFOA, ha sottolineato il professore Nicola Giampaolo, prorettore con delega ai rapporti enti ecclesiastici e comuni d'Italia. Anche questa seduta di laurea è stata alquanto straordinaria, commovente ed emozionante, in modo particolare perché è stata realizzata, è stata fatta e è stata voluta in un luogo straordinario, molto bello, qui nelle sale della Basilica di Sant'Antonio di Padova, qui nella sala della delegazione pontificia, dinanzi agli affreschi del Tiziano, di Giotto, e quindi l'importanza che continua ad avere l'ISFOA, l'università libera e privata di diritto internazionale in tutto il territorio italiano, continuando a far emergere tantissimi giovani che laureandosi continuano a lavorare nel proprio territorio per il bene del futuro e del proprio territorio. 181.
subito dopo la cerimonia, nella sala del capitolo, la Santa Messa officiata dal rettore della Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, Padre Antonio Ramina. Infine una cena di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto agli orfanelli di Sant'Antonio in collaborazione con l'Associazione Internazionale Onlus e Ti Porto in Africa, presieduta dal dottore Vincenzo Malamaci, un'associazione che opera in particolare in Costa d'Avorio, dove sono state realizzate importanti strutture, adottati bambini, orfani ed inviati containers con materiale di prima necessità, oltre ad apparecchiature elettromedicali.